Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore, questo è Oggi in Borsa, l'esclusivo format di Money.it sull'andamento dei mercati finanziari. L'inizio di settimana contrastato per le principali borse mondiali, come vediamo il nostro Euro Stoxx 50 ha terminato di poco sotto la parità, ma si è mosso in controtendenza l'indice italiano, il FTSE MIB, salito di oltre lo 0,6% a 25.296,4 punti. Questo andamento del nostro FTSE MIB è arrivato a dispetto delle indicazioni negative arrivate dalla Cina. Se una settimana fa era stata l'avanzata della variante Delta a penalizzare i listini in via d'ottava, questa volta è stata le nuove strette annunciate dalle autorità cinesi sulle società private di istruzione in relazione alla limitazione agli investimenti stranieri e alle quotazioni, mentre le autorità giudiziarie hanno attivato nuove restrizioni a carico dei big di internet. Quindi, nonostante questo, il nostro FTSE MIB ha terminato in positivo. Le performance migliori sono state registrate dai titoli del comparto energetico, con il più 3,72% di Saipem, il più 2,88% di Tenaris, il più 2,04% di Eni. Decisamente bene anche i titoli del risparmio gestito, con il più 2,48% di Banca Mediolanum, il più 2,11% di Azimut ed il più 1,93% di Banca Generali. Bene nel comparto bancario anche la colpetta formata da Intesa San Paolo, salita del 2,3%, Unicredit dell'1,69%. In questi casi a spingere le azioni è stata l'ufficializzazione dell'eliminazione della restrizione alla distribuzione dei dividendi da parte della BCE. La performance peggiore è stata registrata da Inuit, dopo che nel decreto recovery non è stato inserito l'emendamento per innalzare le soglie di inquinamento elettromagnetico. In rosso anche Diasorgi, meno 1,97%, e Nexi, meno 1,84%. Sul completo segnaliamo il più 11,11% di Fidia, il più 8,53% di Sogefi, più 5,23% di Datalogic. Bene anche Meritecnimont, più 2,54% dopo la notizia dell'aggiudicazione di un contratto con Repsolda, 430 milioni di euro. In rosso invece troviamo Poligrafica San Faustino e Serie Industrial, scese rispettivamente del 5,03% e del 3,47%. Dal fronte titoli di Stato, lo spread BTP Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo, confermandosi a 109 punti base. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata!